Buonasera ragazzi, eccoci qua per un nuovo appuntamento nella cucina del prof. Questa sera sarà una lezione fredda, quindi senza l'uso dei fornelli. Parleremo di maionese che ho già preparato, l'ho già divisa in 5 ciotole. La maionese è una salsa emulsionata fredda. Dalla maionese poi possiamo ricavare molteplici salse che possono abbinarsi a carni, pesci, crostacei, carni rosse e bianche. Ora passiamo alla preparazione della prima salsa e la famosissima che conoscete tutti, che è la salsa cocktail. Quindi noi partiamo da una base maionese alla quale noi andiamo ad aggiungere una punta di senape, proprio una punta di senape, del ketchup o della salsa pomodoro. E una spruzzata di cognac. Eccoci qua. Andiamo a unire tutti gli ingredienti. Ecco qua. Questa salsa va benissimo, come voi sapete, il più classico è per il cocktail di gamberi, quindi con i crostacei, ma con anche piatti a base uovo. E anche in alcuni casi con le carni bianche, perché ha un sapore molto delicato. Quindi la nostra prima salsa è fatta. Quindi eccoci qua. Poi ecco qua, la nostra salsa cocktail è fatta. Poi passiamo a un'altra salsa che è poco conosciuta, però sempre buona e molto leggera. È la salsa muesli o salsa spumosa, che è fatta semplicemente con maionese e alla quale andiamo ad aggiungere della panna montata fredda, cioè non zuccherata, quindi in questo modo. Ok, andiamo a, anche in questo caso, a incorporare la nostra la panna alla maionese. Vedete che rimane molto soffice, ovviamente rimane qualche piccolo, ma li facciamo andare via perché non ho un frustino piccolissimo per queste coppette. Quindi anche la nostra salsa spumosa è simile alla maionese, però è un po' più delicata. Eccoci qua. Poi, terza salsa, la salsa tartara. Quindi noi andiamo ad aggiungere alla maionese un po' di capperi, un po' di cetriolini tritati. Questo è un po' a piacere secondo i vostri gusti. E una punta di cipolla tritata. Non esageriamo. E infine un po' di capperi. Ecco qua, anche qua andiamo a unire i nostri ingredienti. E la nostra salsa tartara è fatta. Perfetto. Terza salsa eseguita. Poi andiamo a fare una salsa che è chiamata salsa piccadilli. La salsa tartara, scusate, si abbina bene anche alle carni rosse perché ha un sapore molto più forte. Salsa piccadilli, andiamo a unire alla panna una punta di senape, poi dell'aneto o del finocchietto tritato. E della panna acida o crème fraîche. Ecco qua, uniamo il tutto. Qua, così. La presenza dell'aneto e del finocchio selvatico con la salsa piccadilli va benissimo, viene usato molto nei paesi nordici. Si abbina bene con il pesce tranquillamente perché l'aneto si sposa molto bene.
con i pesci e anche le carni bianche. Ecco qua, ora andiamo a eseguire l'ultima salsa, un po' con un sapore più deciso, consistente, perché è una salsa capperi acciughe, quindi alla nostra maionese andiamo ad aggiungere delle acciughe tritate, quindi con un sapore molto deciso, e dei capperi. Questo sempre a piacimento, come volete voi sentire il sapore del cappero. Giustamente, giusto sarebbe fare un sapore equilibrato, però se a qualcuno piace un po' più saporita, con un sapore un po' più deciso, la quantità poi viene automatica in secondo il vostro palato. Ecco qua, la nostra quinta e ultima salsa è pronta. Ecco le nostre salse, le abbiamo fatte. Quindi queste salse questa sera le presentiamo con la bourguignon. La bourguignon l'abbiamo vista a scuola, è un piatto tipico svizzero dove della carne viene infilzata con delle apposite forchette molto lunghe e cotta dentro al suo fornelletto in olio bollente. Una volta che la carne è cotta, viene poi intinta nelle varie salse che abbiamo preparato. Questo può essere chiamato un piatto da conversazione perché i commensali hanno due forchettine a testa e mentre la carne cuoce solitamente si chiacchiera e quindi è un metodo, un piatto tipico per delle cene tranquille, rilassate. Questo è quanto, ragazzi. Vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao!